Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video di BL World. In questo video stileremo una classifica degli attori di BL Thai più belli e sexy di sempre, almeno riguardo una mia personale classifica. Anche questa lista è molto soggettiva, quindi al mio gusto, quindi non sono i 15 ragazzi più belli per tutti quanti, ma ovviamente per quanto riguarda me. Se poi voi avete dei gusti differenti, potete tranquillamente scriverlo come commento qui sotto al video, così possiamo anche confrontarci con chi ci piace di più e chi ci piace di meno. Quindi cominciamo. Un'altra cosa particolare di questa classifica è che non ci saranno posizioni. Praticamente, qual è il merito di questa classifica? Il merito di questa classifica, per chi ne farà parte, dei vari attori, è quello di essere considerato tra i più belli mai visti nelle BL thailandesi, almeno secondo il mio personale gusto. Quindi cominciamo subito con Jem. Jem è un classe 1995 ed è un attore che ha interpretato due BL importanti, che sono la prima Kun Chai e la seconda è Laws of Attraction. E Jem io lo chiamo amichevolmente Bruce Lee Thai, perché in ogni parte che ha fatto lui comunque sia è un maestro, comunque sia un praticante di arti marziali, e gli riesce molto molto bene per questo, e se assomiglia anche un po' fisicamente visto diciamo un po' in lontananza, un po' un Bruce Lee appunto thailandese, da qui il suo soprannome. Comunque un ragazzo veramente molto molto carino, molto bello, bravo, interpreta molto bene il proprio ruolo e secondo me è veramente di un'enorme sexitudine. Quindi Jem è il primo ad entrare in questa nostra classifica. Passiamo quindi a Boss. Boss è un classe 1995. Lui ha interpretato la sua prima BL con Hidden Love. Hidden Love è una BL dove praticamente lui faceva il classico bad boy che viene rinchiuso durante la pandemia in una specie di ostello per studenti, e assieme ad altri ragazzi, tra cui uno di cui poi si innamorerà. E lì già mi era piaciuto veramente tanto, infatti. Poi una particolarità di questo ragazzo, che ha il petto molto tatuato, cosa strana per i ragazzi thailandesi, che come sappiamo in Asia ancora avere molti tatuaggi non è molto ben visto dalla società, ancora più che qui in Italia. Quindi lo abbiamo visto poi in un ruolo secondario in Not Me, che faceva lì veramente il cattivo ragazzo, e quindi lo abbiamo visto di nuovo protagonista in What's Up Man, che è una BL dove lui faceva il proprietario di un ristorante di cui si innamora poi di un giovane chef che va a lavorare lì. Peccato che in questa serie ci siano poche scene fanservice, diciamo, ma comunque sia qualcosa si vede e il ragazzo veramente veramente merita, quindi anche lui è entrato nella mia speciale classifica dei migliori sexy ragazzi thailandesi di BL. Possiamo quindi continuare con Pavel. Chi non lo conosce, vabbè, magari qualcuno non lo conoscerà, però comunque sia nell'ambiente BL è molto conosciuto. È un classe 1997 e lo abbiamo visto la prima volta in un BL in Two Moons 2, e dove faceva Pifort. È veramente rimasto molto impresso perché, pur essendo un personaggio secondario, comunque sia ha incominciato lì a far vedere la sua pavelosità, che sarebbe praticamente la sua bellezza quasi completa, e da lì appunto mi è piaciuto subito. Poi purtroppo il ragazzo, come quasi tutti quelli di Two Moons, non è riuscito a sfondare e per un lasso di tempo non ha fatto altre apparizioni in altri drama, fino a quando non è stato scritturato per Coffee Melody, una BL del 2022, purtroppo lo hanno imbruttito in una maniera oscena, gli hanno fatto un mocio in testa, il suo personaggio era veramente insulso.
E peccato perché comunque se il ragazzo meritava. E per fortuna adesso nel 2023 è uscita Pit Babe, che sta ancora on air mentre io sto facendo questo video, e lì finalmente è ritornata la pavelosità, dove ci hanno messo veramente in bella mostra questo ragazzo bellissimo e sexy. Quindi anche nella nostra classifica c'è ovviamente Pavel. Nella nostra classifica rientra anche Nio. Nio è giovane, è un classe 2001 e a me sinceramente è piaciuto da quando l'ho visto subito la prima volta in Tonno Sciolati, che io ho ribattezzato Tonto e Cioccolatino, perché appunto i due protagonisti sono uno veramente tonto e uno che è di una dolcezza infinita come un cioccolatino. Però qui facevo il ruolo secondario, innamorato di appunto Sciolati, Cioccolatino, e è una BL del 2020. Poi ha preso parte anche a Fish Upon the Sky del 2021, ha preso parte a Viceversa, a The Eclipse, ha preso parte anche a Only Friends, dove lì aveva un ruolo più da protagonista e faceva un bastardissimo Boston. Se non l'avete visto andatelo a recuperare. E poi lo troviamo anche in Cooking Crash, una BL che on air adesso nel 2023. Io non ho ancora avuto in realtà un vero ruolo da protagonista, peccato perché il ragazzo veramente veramente merita. E comunque sia è veramente meritevole di entrare, oltre a parte i meriti artistici, anche i meriti di trama, nella nostra appunto speciale classifica. Plan è un altro ragazzo classe 1997 che abbiamo visto in Love by Chance, la sua prima BL, che secondo me è veramente un ragazzo molto molto bellino, carino, e che merita di entrare in questa classifica. Lui ha un faccino veramente particolare, magari di fisico non è scolpitissimo, però ti strappa veramente, ti fa battere il cuore quando lo vedi. E lo abbiamo visto, come già detto, in Love by Chance, faceva un personaggio stupendo, Cantaloupe, assieme a Tin, e hanno fatto una coppia secondaria che a tratti addirittura più canonica di quella principale, anche se la battono. Purtroppo poi hanno fatto una BL tutta quanta loro, che sarebbe Love by Chance 2, che è una zozzeria unica, e evitate di andarla a vedere perché è orrenda, ha quasi rovinato i due personaggi. E poi l'abbiamo visto in un'altra miniserie che si chiama Reminder del 2019, e in To Wish, che secondo me è un po' una copia di sia di Reminder dei personaggi di Love by Chance. Si cambiano, si scambiano soltanto i ruoli tra lui e il personaggio dell'attore che ha interpretato Tin. Poi da qui non l'abbiamo più visto, se non qualche piccolo cameo in altre BL come Anti With Me Again. Però devo dire che ci manca tanto il nostro Plan, e lo rivedrei volentieri in qualche BL. L'importante è che impari un pochettino a baciare meglio, perché effettivamente su quello pecca un pochettino. War classe 1994, un ragazzo veramente veramente carino. Anche il suo compagno storico di BL, In, è molto carino. Però questa classifica volevo mettere principalmente War, perché è quello che mi piace di più. Ha dei tratti veramente veramente bellini. Lui lo abbiamo visto come protagonista in un episodio di End of Love, Love Mechanics, che poi è stato fatto un remake nel 2020. Love Mechanics è del 2020, ma il remake è stato fatto nel 2022, incentrato proprio sul personaggio di War e appunto di In. Per fortuna che hanno rifatto, perché andava a approfondire quella storia, e loro sono veramente carinissimi. Poi l'abbiamo visto in The Best Story del 2021, una BL che secondo me è un finale veramente triste e brutto, però loro comunque bravi. E poi adesso lo abbiamo visto, in realtà lo dobbiamo vedere perché è una BL che c'è nel 2024, in Jack and Joker, e sempre con In. E vedremo, speriamo che ci daranno qualche gioia a livello anche di trama con appunto il nostro bellissimo War. In questa classifica non poteva mancare Fort. È un classe 2000 ed è un ragazzo che a me veramente mi ha fatto brillare gli occhi da quando l'ho visto la prima volta in Love in Dare. Lui faceva uno dei due personaggi della coppia secondaria, però secondo me è il più carino in assoluto di tutti. Lì si chiamava Pippa Pai, ribattezzato Pippa Rappappa, e che però è, cioè ragazzi, ha quel naso a patatino che è stupendo, ti fa innamorare soltanto quando lo vedi la prima volta. Fort è veramente veramente bellino, e lo abbiamo visto anche in un cameo in Wedding Plan del 2023, che sarebbe uno spin-off di Love in the Air,
e io spero però che faccia il prima possibile qualche altra BL, perché me lo voglio veramente gustare sullo schermo, perché veramente un bel ragazzo, da prendere, da mordicchia. Continuiamo poi con Tull è l'attore che ha fatto coppia storica con Max, e sono considerati i king delle BL. E Tull, nonostante anche Max è veramente carino, però a me sinceramente Tull è quello che ha preso di più, mi piace di più, e è per quello che l'ho messo in questa classifica. Come detto, Tull è un classe 1992, non mi ricordo se l'ho detto, se non l'ho detto l'ho detto adesso. E poi lo vediamo come protagonista in Together With Me, dove faceva la parte di Knock, ed è questa BL del 2018, ed è una delle primissime BL in assoluto thailandesi, e gli hanno fatto fuoco e fiamme. Poi è uscito la seconda e terza stagione, che sono una zozzeria unica, lasciate perdere. Poi l'abbiamo rivisto sempre in coppia con Max in Manner of Death del 2020, che la storia di Manner è veramente, cioè non tanto la storia, ma come è stata girata e svolta, è veramente a tratti decisamente ridicola come BL. Infatti non la consiglio assolutamente a nessuno, tranne per il fatto che comunque lui sempre con Max ci regalano abbastanza gioie, e questo ovviamente ci fa rifare negli occhi. E poi lo troviamo anche in Senea Stories 4 del 2022, dove lui non è una BL, ma lui ha un ruolo nella parte di omosessuale praticamente. Tull è veramente carino, bellino, è praticamente LGBT dichiarato, e secondo qualche rumor sembra che abbia un flirt con il nostro Mew di Darknet Type, però non lo dico a nessuno. Nella posizione rientra anche Bright, da me soprannominato Illegal Bright. Perché Illegal Bright? Perché quando lui ti fissa nella camera con quelle labbra così particolari, con quello sguardo proprio da bad boy passivo, è illegale. È legale assolutamente, è un classe 1997 ed è veramente veramente carino. Lui l'abbiamo visto in Together, la BL del 2020, che faceva a Sarawat, e poi non l'abbiamo visto più in alcuna BL, perché lui non ha più voluto fare purtroppo delle BL, anche se gli sono state proposte. Purtroppo lui non ha fatto quella lì, probabilmente l'ho fatto anche un po' a forza a questo punto, perché magari era il primo ruolo da protagonista e quindi ha accettato, ma poi non ha più voluto fare alcune BL. Io spero ovviamente di rivederlo prima o poi in un ruolo appunto così più Rainbow, perché veramente veramente è bello, è un bel ragazzo, soprattutto molto molto affascinante e sexy. E in questa classifica non poteva mancare il cucciolo della situazione, Fort, classe 2004, il più giovane di questa classifica, e lo abbiamo visto come protagonista in My School President del 2022. Fort è veramente veramente carino, a tratti a me sembra che assomiglia anche un pochettino a Neo, almeno come lineamenti del viso, però devo dire un pochettino più carino Fort. Lo abbiamo visto anche come protagonista secondario nella BL Mullet Chicken, e lì veramente mi ha sorpreso, perché è stato veramente bravissimo assieme al suo compagno storico di BL Gemini, sono stati veramente bravissimi. E poi nel 2024 li rivedremo insieme in My Love Mix Up, che sarebbe il remake di Keita Asukoi, la bellissima BL giapponese. Soltanto che invece di prendere il nome della BL come serie TV, hanno preso il nome dell'anime da cui è stata presa appunto la BL, quindi My Love Mix Up, e speriamo che lì ci regali un pochettino più di gioia, di trama e di fanservice. In questa speciale top 15 non poteva mancare Sinto, oltre ad essere bravissimo, è anche secondo me bellissimo, classe 1994, e lo abbiamo visto principalmente nella BL thailandese Sotus, dove faceva Kong del 2016, che lì ha avuto un successo enorme nella coppia storica con Christ,
dove hanno fatto anche Sotus S, che sarebbe la seconda stagione, che invece a me ha annoiato tantissimo. Sinto è veramente carino, ha una faccetta d'angelo e poi quando ti sorride ti scioglie praticamente. Lui l'abbiamo visto anche in Friendzone del 2018, l'abbiamo visto in Is Coming to Me in coppia del 2019, in coppia con Piccolo Om, che sta nella nostra classifica e lo vedremo tra poco. E poi in Bugger Boys del 2021, dove non è una BL ma lui interpretava il personaggio quello Rainbow, ed è carinissimo, carinissimo anche lì. Poi l'abbiamo rivisto nell'ultima BL che ha fatto, Paint with Love del 2021, che a me non è piaciuta assolutamente per niente, la stavo continuando a vedere solo per lui, ma poi l'ho interrotta. Quindi speriamo di vedere il nostro bellissimo e bravissimo Sinto in una futura BL, e così ce lo possiamo gustare a pieno. Ora è arrivato il momento di Mio Marito Tai. Sì, perché comunque sia, tra i fan delle BL ci sta questo gioco di chiamare alcuni attori il proprio marito, sia da parte delle ragazze che dei ragazzi, e io ho scelto come marito Cooper, perché Cooper mi ha strappato veramente il cuore da quando l'ho visto nella BL My Engineer. Cooper è un classe 1996, ha veramente una faccia da paraculo, la classica faccia da prendere a schiaffi da un arrogantello, che però poi si vede che in realtà è sempre un ragazzo allegro, solare e divertente. E poi è veramente carinissimo, ha uno dei fisici più belli, più lineari che io ho visto tra tutti gli attori Thai. L'abbiamo visto anche in My Bromance del 2016, che però a me non è piaciuta tanto, però ci stanno un po' di scene fanservice con lui molto carine. Poi l'abbiamo visto, anche lui ha avuto uno stop come avevamo già detto con Pavel, anche lui Porello ha avuto uno stop, e la stessa cosa l'ha avuta Cooper, e non ha fatto più BL un pochettino, fino a quando adesso non è stato scritturato per Passenger, che però a me non mi è piaciuto niente. E infatti io dico sempre che Cooper, il mio maritino, purtroppo è stato un po' bistrattato e purtroppo non ha avuto quel successo che secondo me comunque sia meritava. Spero comunque di vederlo in futuro in qualche altra bella BL, e spero che ci regali tanta bella trama di nuovo anche lui. E occhio che è sempre il mio marito. Classe 1995, ecco il nostro Lai Talai. Talai è un ragazzo veramente carinissimo, ha dei lineamenti molto molto orientali, e abbiamo visto anche lui come il nostro Cooper in My Engineer del 2020. Aveva però un ruolo secondario, però lì si è fatto conoscere da tutti perché è piaciuto veramente tantissimo. L'abbiamo visto anche nella BL trashissima del 2020, che a me non è piaciuta però sinceramente proprio per niente. Poi l'abbiamo rivisto in Close Friend del 2021 e poi in I Destiny sempre del 2021. Ha avuto anche un ruolo un pochettino secondario però in War of Fight del 2022. Io spero di rivederlo in qualche bella altra nuova BL, magari appunto proprio come protagonista, magari con un bel compagno accanto, e sperando che ci regali anche lui un pochettino più di trama. Non poteva non esserci in questa classifica anche Apo. Apo è un classe 1994, uno dei più anziani di questa classifica, ma è veramente veramente un bel ragazzo. Lui ha veramente i lineamenti, secondo me, tratti molto asiatici, soprattutto thailandesi, perché come sappiamo tantissimi attori per cercare di diventare degli idol si fanno delle operazioni e sembrano sempre meno asiatici e più occidentali, e questa cosa a me non va giù, non è piaciuta, perché a me piacciono i ragazzi come sono veramente, al naturale o quasi. Io capisco che una sistematina a qualcuno magari ci può anche stare, però senza esagerare. Per fortuna poi è uno di quelli che non ha assolutamente esagerato, non si è sbiancato troppo, infatti ha quella bella pelle olivastra, e è veramente veramente un bel ragazzone. E l'abbiamo conosciuto nel ruolo di Porsche in Kim Porsche. Kim Porsche è una BL del 2022, dove lui è stato per la prima volta protagonista insieme a Milo, e per la prima volta. Io spero di rivederlo in qualche altra BL,
dovrebbe essere in programma una BL un po' storica, con lui sempre in Milo, sperando che ci regali ancora tante tante gioie, perché Apo è uno di quelli che non si spreca e ti fa vedere veramente tanta 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 trama, e questo ci piace tantissimo. Mentre ultimo, ma non ultimo di questa classifica, Piccolo Om. Perché Piccolo Om? Perché già c'è un Om, che sarebbe Om, che ha recitato insieme a Fluke in Until With Me Again, e quindi per differenziarlo da Om grande, questo lo chiamiamo con altri fan Piccolo Om. Piccolo Om, che però è veramente un bel Piccolo Om, e è classe 2000, e lo abbiamo visto per la prima volta in una BL in Is Coming To Me, in coppia appunto con Sinto, di cui abbiamo già parlato prima, del 2019. Poi lo abbiamo visto come protagonista assoluto e ha avuto veramente un enorme successo in Bad Buddy del 2021. E Om è un altro, assieme appunto, abbiamo appena detto, ad Apo, che non si spreca nel farci vedere la sua trama, e questa qui è una cosa bellissima, e spero di rivederlo ancora in futuro in qualche altra BL, dove possiamo continuare ad ammirarlo e goderci lo spettacolo di Piccolo Om assieme allo spettacolo di tutti quanti questi attori BL, che secondo me, mio personalissimo parere, quindi mia personalissima lista, sono i 15 più bei e sexy attori mai visti nelle BL thailandesi. Se vi è piaciuto questo video, commentate, mettete mi piace, condividete, scrivete se volete qui sotto quali sono i vostri attori di BL Thai più belli e più sexy, e ci rivediamo in un prossimo video di BL World. Sarangheh!